Ciao e benvenuto nel mio video gratuito. Se sei qui è perché sei incuriosito dal settore NCC oppure ti sei solo stancato del tuo lavoro attuale e stai pensando di cambiare. Nel settore del noleggio con conducente c'è troppa confusione. C'è chi mi scrive che vorrebbe lavorare per Uber nel weekend, magari con la propria auto, cosa che non è possibile, ma lo vedremo in seguito. Poi c'è chi studia per prendere la licenza o l'autorizzazione e anche questa cosa non è possibile. E altri che vogliono prendere i requisiti, quelli fondamentali dei quali parleremo in questo corso, in una regione per poi usarli in un'altra. Userò questo mini corso per fare un po' di ordine. Però, prima di iniziare, ti spiego chi sono e perché dovresti ascoltarmi, visto che il tempo è la cosa più importante che abbiamo. Mi chiamo Salvo Scovazzo, sono un imprenditore dal 2007 e ho iniziato la mia avventura in partita IVA all'età di 21 anni. Da quel momento ho avuto diverse società in diversi settori. Ho avuto un centro estetico, due società informatiche, dei negozi di abbigliamento, ho creato delle start-up e così via. Su YouTube, se scrivi Salvo Scovazzo, NCC, consigli per NCC, insomma, questo discorso, troverai i miei 200 video inerenti proprio al settore NCC. Ho spiegato tutto quello che potevo spiegare. E moltissime persone hanno iniziato a fare il driver NCC come dipendente o anche in partita IVA grazie ai miei consigli. Durante questa mia avventura, qualche collega ha provato ad insultarmi, forse per le mie idee un po' particolari, ma magari anche per il mio modo arrogante di pormi. Io ho delle colpe, sicuramente me le prendo tutte, ma visto che in tanti hanno iniziato l'altro ieri a fare questo lavoro, li ho zittiti tutti. È ovvio che non posso piacere a tutti e di questo ne sono consapevole. Però gli insulti, quelli senza senso, rimangono senza senso e, come si dice adesso, no, tutti leoni da tastiera. Comunque, tra il 2021 e il 2022, in Italia qui c'era il Covid, mi sono trasferito all'estero. L'azienda comunque qui in Italia ha continuato a funzionare perché ho diversi dipendenti, ne ho una decina, quindi ho deciso di trasferirmi, insomma, all'estero, più precisamente a Dubai, e sono stato uno sviluppatore di business per la Camera di Commercio Italo-Araba. Mi occupavo di internazionalizzazione. Ho aiutato delle aziende a fare il salto con l'apertura di una sede operativa proprio negli Emirati. Sono procedure lunghe e complesse. Il lavoro è anche divertente ed è stato ben retribuito, ma appena è finito lo stato di emergenza Covid in Italia, sono tornato a lavorare qua per me stesso, quindi nella mia azienda NCC, che si chiama Just NCC Milano. Prima appunto di trasferirmi, quindi ancora prima che arrivasse il Covid in Italia, ho scritto un libro, NCC il mestiere, ti spiego come si fa. Non è diventato un bestseller ovviamente, ma è l'unico libro che spiega per filo e per segno tanti trucchetti per intraprendere questo lavoro, sia da dipendente che in proprio, ma spiego proprio tutto quello che c'è da spiegare. Io non speravo di venderlo per diventare ricco, un libro da solo autorevolezza. Ti fa vedere dalle persone come una persona che ha scritto un libro. E nonostante questo, ho venduto comunque parecchio e, come previsto, ovviamente non sono diventato ricco. La mia azienda NCC, a oggi, gennaio 2023, è composta da una rimessa di 250 metri quadri, 10 dipendenti, 5 autorizzazioni e 5 veicoli. Sono stato da solo in azienda fino a quando non ho capito che volevo qualcosa di più che sacrificare tutta la mia vita sull'auto, perché effettivamente lavoravo tantissime ore, cioè lavoravo dal mattino quando mi svegliavo, i primi servizi, ho avuto la fortuna già da ragazzo di prendere degli appalti con dei servizi alle 4 del mattino tutti i giorni e alla sera, l'ultimo sempre di questa azienda, è all'una di notte. Quando ero da solo dovevo fare tutto quanto io, quindi dormivo veramente veramente poco. Il tempo libero era pochissimo e non avevo nessuno che mi aiutasse, quindi quello è stato un grandissimo problema. Però negli anni ho imparato a delegare e da quel momento l'azienda ha cominciato veramente a crescere. Questa era la mia presentazione, così adesso sai meglio chi sono. In ogni caso, su YouTube trovi contenuti gratuiti all'infinito. Ho parlato di davvero di qualsiasi cosa. È ovvio che ci sono tantissime domande che mi fanno tanti ragazzi con le mail. Con qualcuno di loro faccio anche delle consulenze. Quindi o dal vivo oppure online, perché magari abitano lontano. Ogni caso alla fine è diverso. C'è chi, per dire, ieri mi ha scritto un ragazzo di Vicenza, sta lavorando nel tempo libero per questo NCC, e mi chiedeva quanto fosse giusto essere pagato, retribuito. Questo gli ha proposto 9,44 € lordi l'ora. Insomma, mi dice, ma mi sembra poco, in fabbrica guadagno di più. E effettivamente ogni situazione è a sé. Quindi insomma, se hai bisogno anche di una consulenza
personalizzata, non farti nessun problema. La mia email è info@scovazzo.it, rispondo di solito in giornata. Se hai bisogno solo di qualche piccolo consiglio, non c'è problema, ti rispondo praticamente a tutti. Se hai bisogno invece di qualcosa di più complicato, che è proprio una consulenza personalizzata, allora in quel caso lì è meglio che magari facciamo un incontro e guardiamo meglio quello che c'è da fare. Comunque, partiamo subito con questo video. In questo video ti spiego quali sono i requisiti necessari per diventare un NCC professionista. Sarebbe bello e comodo poter usare la sola patente di guida, ma per iniziare come dipendente NCC devi essere in possesso di tre requisiti fondamentali. Quindi devi avere almeno 21 anni di età, devi essere in possesso del CAP-B, quindi un certificato di abilitazione professionale, e l'iscrizione al ruolo dei conducenti. Qualunque sia la città italiana in cui vivi, se vuoi guidare come NCC, devi essere in possesso di queste tre cose. Non ci sono altre scappatoie, cioè non c'è una scorciatoia per fare questo mestiere in una maniera diversa. Sì, lo puoi fare ovviamente da abusivo, ma non è quello di cui parlo oggi. Quindi se vuoi che parliamo degli abusivi, possiamo parlarne, però non lo consiglio. E se non hai ancora 21 anni, abbi un attimo di pazienza, tanto il tempo vola. Parliamo del CAP-B. Il CAP-B, come dicevo prima, è un'abilitazione professionale, quindi è un certificato di abilitazione professionale di tipo B. È una patente di categoria superiore e ci si iscrive o in motorizzazione da privatista, quindi studi da solo e poi vai a dare l'esame, e il costo è circa 150 euro, 200 euro, oppure fai l'iscrizione in scuola guida, però ti costa un pochettino di più, quindi 500-600 euro. Questo è un prezzo che varia perché dipende da scuola a scuola. Proprio l'altro giorno ho sentito un ragazzo che lui l'ha pagato 450 euro. Però dipende, a Milano magari costa in un modo, e non so, magari a Roma costa in un altro, a Genova in un altro. Quindi il CAP-B lo puoi prendere in tutta Italia. Anche se devi lavorare a Milano, lo puoi prendere anche in Sicilia. Ok? Questa cosa qui non cambia perché è come se prendi la patente, è valida in tutta Italia. L'esame scritto è davvero facile, cioè chi viene bocciato al CAP-B è perché, secondo me, non ha neanche aperto il libro. L'esame è composto da 20 domande a risposta multipla, hai 30 minuti di tempo e puoi fare un massimo di due errori, dal terzo sei bocciato. Non ti spaventare, è un esame veramente facile, anche se gli argomenti sembrano essere complicati, non ho mai sentito di nessuno che sia stato bocciato, forse solo una volta. Un ragazzo, ma questo non aveva voglia di fare nulla, quindi insomma alla fine se studi un attimo, dai, dopo che hai speso 500 euro non ti metti a studiare, mi sembra anche ridicolo non farlo, no? Ovviamente se decidi di studiare da privatista e fare l'esame in motorizzazione, sul mio sito scovazzo.it ho tutto il materiale di studio, è un PDF di 67 fogli. È molto interessante, è scritto bene, ci sono tutte le domande con le risposte, anche quelle false, quindi le risposte vere e le risposte false. Di sicuro risparmio un sacco di soldi. In più, ho creato una sezione d'esame per argomento, ma poi alla fine hai anche la simulazione dell'esame finale, sempre con le 20 domande, risposta multipla, ed è veramente, veramente bello. Sicuramente, guarda, ti aiuta un sacco per passare l'esame e alla fine, se lo fai da privatista, spendi 150 euro più il materiale che compri sul mio sito, insomma te la cavi con poco. Prova. Allora, gli argomenti d'esame sono conoscenza del veicolo e delle sue parti interne, conoscenza della struttura dei motori a combustione, lubrificazione, raffreddamento, impianti di alimentazione, impianto elettrico, la trasmissione e poi anche il cambio. E le altre conoscenze di questo tipo, come tipo smontare le gomme, o i lubrificanti che servono al veicolo, come funzionano i freni, l'uso e la manutenzione, capacità di individuare i guasti al veicolo, capacità di riparare piccoli guasti e altre varie conoscenze. Con una piccola lettura già del libro capisci quanto è semplice. Poi, essendo un esame scritto, alla fine sono le crocette, i quiz li fai, li rifai, li rifai, sono sempre le stesse domande e alla fine lo passi. È un foglio di carta praticamente. Io l'ho plastificato il mio. Infatti, questo che vedi nella foto non è il mio, ma è uno dei con le mie dipendenti, perché il mio facendo la foto si illuminava tutto e la qualità era brutta, quindi ho cancellato il nome e ho messo il suo, però è un fogliettino di carta, lo devi sempre portare dietro. E tra l'altro una cosa importante del CAP è che se ti dovessero fermare, passi col rosso,
ti puoi far togliere i punti direttamente dal capo invece che dalla patente. Con questa patente superiore hai i tuoi 20 punti della patente B e i 20 punti sul capo. La cosa che fa ridere è che io ormai dal 2007 che faccio questo mestiere, le autorità non me l'hanno mai chiesto, cioè io non l'ho mai fatto vedere a nessuno perché nessuno me lo chiede. Quindi tiro fuori la patente, se sto guidando la macchina del lavoro, faccio vedere il libretto, la licenza della macchina e l'autorizzazione NCC. Ma il capo B non l'hanno mai chiesto. In ogni caso, ti serve per andarti ad iscrivere all'iscrizione al ruolo. Poi all'iscrizione al ruolo non ti puoi iscrivere se non sei in possesso del capo B. Quindi, dopo aver superato questo facilissimo esame capo B, devi iscriverti al ruolo dei conducenti. Questo è un esame provinciale, perciò ogni provincia ha le sue date di esame e il suo modo per registrarsi. Il costo previsto è di 16 euro, che è il solo costo della marca da bollo, che serve per affrancare la richiesta. Per la partecipazione all'esame viene chiesto, in base alla provincia, un versamento, quindi non so, Milano è di 50 euro e invece Monza era 80. Ogni Lecco non mi ricordo quant'è, però si balla tra i 50 e i 100 euro di versamento. Ti consiglio di dare un'occhiata al sito della provincia che ti interessa e di cercare la scritta ruolo conducenti. Se non trovi nulla, ma ne dubito perché su tutti i siti trovi tutto quanto, ti conviene chiamare direttamente in provincia. Quindi, non so, devi studiare a Monza, ti conviene chiamare gli uffici di Monza e chiedi a loro se ti passano il materiale o se ti spiegano quali sono le date. Però in realtà, credimi, sul sito trovi tutto. Se ti sbatti un attimo, puoi fare tutto. Una domanda che mi fanno spesso è se esistono delle scuole per studiare. Perché? Perché questo esame effettivamente è leggermente più complicato rispetto al CAP B, quindi di conseguenza servirebbero delle scuole. In alcune province sì, esistono, e in altre, magari un po' più piccole, magari no, non ci sono. Perché dipende quanti iscritti fanno, capito? Una scuola rimane in piedi se hai degli iscritti che continuano a venire. Però il test scritto è uguale in tutta la regione. E invece il test orale in alcune province è molto più semplice, in altre invece è molto più complicato. Adesso ci arrivo, dammi soltanto un attimo. È un discorso veramente, veramente complicato. Infatti, se hai guardato su internet non si capisce praticamente niente. Cerco di mettere insieme i pezzi e di spiegarti tutto. A Milano, che è la provincia nella quale ho preso l'iscrizione al ruolo io, ci sono almeno 3 scuole e il costo per l'iscrizione è di circa 300 euro. Si frequenta in aula per 3 volte alla settimana e gli istruttori, che di solito sono dei tassisti, ti aiutano a superare l'esame. Considera che ci si può anche preparare in autonomia per passare l'esame. Gli argomenti di studio sono questi qui, infatti ho fatto un piccolo elenco, hai la legge 15.192 numero 21, legge 404 del 2012 numero 6, c'è la disciplina aeroportuale, normativa del comune, lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, con un livello però A2, cioè la base della base, veramente what's your name, capito? Poi studio della geografia della regione, con una preparazione approfondita alle strade statali, autostrade e la rete trasportistica. Questo è effettivamente quello che si studia in Lombardia, potrebbe essere diverso in Liguria. In ogni caso, sul sito della regione tu trovi, sì, anche su quello della regione, ma anche su quello della provincia, trovi tutto il materiale di studio. Se non lo trovi, è impossibile, lo trovi sicuramente. Sul mio sito, scovazzo.it, trovi anche il materiale di studio per la Lombardia e ho messo del materiale in più, tutte le piazze, tutte le vie. Adesso ci arriviamo anche a quello. L'iscrizione al ruolo dei conducenti lo prendi se riesci a superare 2 esami. Quindi abbiamo l'esame scritto e l'esame orale. Se passi il primo, accedi al secondo. Se non passi il secondo, sarai rimandato solo per l'orale alla sessione successiva d'esame. Se fanno degli esami ogni 6 mesi, che in alcune province è così, cosa succede? Che tu fai un esempio, l'esame lo fai a gennaio, vieni promosso all'esame scritto, ma vieni bocciato all'orale. Devi aspettare 6 mesi per rifare l'orale. Quindi è una bella rottura di palle questa, attenzione. Cerca di passarlo tutto insieme, nel caso hai 6 mesi ancora per studiare. Milano invece fa 2 esami al mese, anche se vieni bocciato lo rifai dopo 2 settimane, quindi è più semplice. Ogni regione, come dicevo prima, usa lo stesso test scritto per tutte le sue province. Perciò, se stai studiando il test per Milano, sarà identico al test di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza, Bergamo, Lodi, Cremona, Brescia e anche Mantova.
Cambia solo l'esame orale e ci arrivo tra un momento. Il test è formato da una domanda con tre risposte, di cui ovviamente solo una è corretta. Gli argomenti, come dicevo poco fa, sono di cultura generale e le leggi con doveri e obblighi. Adesso ti faccio degli esempi. Vedi, questa è la foto 1 che ho messo giù. Questo qui è il... Questi sono i quiz che ho inserito nel mio sito dove gratuitamente entri dentro, provi a fare i quiz. Quindi vedi c'è la domanda con le tre risposte. Questo invece è il test d'inglese, cioè vedi la difficoltà è facilissima. Comunque se vai sul mio sito scovazzo.it trovi tutto. Altre domande potrebbero essere, non so, sugli abitanti, quanti abitanti ha Lecco, il lago di Pusiano dove si trova, al termine del servizio il conducente della vettura taxi deve, eccetera, eccetera, insomma così. Se studi per bene è un test che passano tutti. È facile, l'ho scritto, eh? E le domande più delle volte sono davvero scontate, cioè le domande, anche le risposte, cioè è proprio facile. Studi quelle domande maledette, le ripeti, le ripeti, le ripeti, le ripeti e non sbagli. Alcune magari che riguardano la legge sono un pochino più complesse, però quelle più difficili uno le studia più attentamente, insomma ci sta. Sul mio sito scovazzo.it ho creato una sezione per esercitarsi nei quiz della Lombardia e ho diviso tutto per argomenti. E poi ho messo dei test un pochino più complicati, diciamo che servono per mettersi alla prova in vista del superamento dell'esame. Se ti colleghi al sito vedrai che è gratis, meglio di così, online non c'è niente di questo tipo. Ora passiamo al test orale. In alcune province è molto difficile, per dire, a Milano c'è tantissimo da studiare. Devi conoscere tutte le vie, le piazze, le confluenze e i percorsi sono infiniti. A Lecco invece ti fanno studiare solo tre domande sulla città e via, tipo devi conoscere dei punti di interesse, dove si trova la Villa Manzoni. A Lecco c'è solo quello, quindi dov'è la Villa Manzoni? È lì. Dove si trova il commissariato di polizia? Sono tre domande a Lecco, ma lo so bene, parlo di Lecco continuamente in questo corso perché proprio l'altro giorno è passato un ragazzo che l'ho aiutato a studiare, lui ha fatto Lecco, è rimasto un po' più in testa per questo motivo. In altre province non so quali domande ti possano fare. Ma su per giù sono simili, sono sempre queste. Una volta che aver preso il CAP B e l'iscrizione a ruolo, sarai pronto per intraprendere questo meraviglioso mestiere. Devi solo però prendere una scelta. Hai due vie. Lavorerai come dipendente o vuoi metterti in proprio? Se scegli la via per diventare imprenditore, dovrai avere altre tre cose. La partita IVA, l'autorizzazione o la licenza se vuoi fare il tassista e poi un veicolo adatto al lavoro. Per questo motivo ho preparato un corso apposta per far capire bene il discorso licenze e autorizzazioni. Dopo ti parlo anche di questo. Guardiamo il lato dipendente. Se scegli, magari inizialmente, di fare il dipendente, con meno pensieri ovviamente, devi solo cercare lavoro. Non hai altri investimenti, ma non hai l'esperienza, magari perché sei anche giovane e hai anche poca esperienza alla guida. Quindi poca esperienza uguale pochi soldi e funziona così. E quindi ti pagano meno, ti pagano poco. Ricordo che tanti anni fa, quando ho iniziato io avevo 21 anni, non mi prendevo seriamente neanche da solo. Ero un ragazzino magrolino in un completo che era il doppio di me, e sempre in giacca e cravatta tutti i giorni, ma questa era l'unica cosa che mi faceva sembrare un professionista. Infatti, come dico spesso, il salto io l'ho fatto appena prima dei 30 anni, perché sembravo più sicuro di me e a quel punto le aziende, molte aziende, mi ascoltavano di più e a quel punto ho cominciato a scrivere dei bei contratti, ok? Io ho avuto la fortuna di essere seguito da altri NCC, ho tutta la famiglia che fa questo mestiere, quindi è iniziato mio nonno, vabbè, la mia storia la trovi su YouTube ed è un po' noiosa e non ho voglia di tediarti adesso, però ho acquisito l'esperienza grazie a loro, quindi hanno avuto anche tanta pazienza nell'insegnarmelo, no? Mi hanno insegnato tutto quello che magari avrei imparato da solo, però ci avrei messo tanti anni e magari non l'avrei capito, come fanno tanti NCC. Iniziano, pensano, sai, di sapere com'è il lavoro, si buttano, lo fanno e il lavoro gli viene di merda, perché la professionalità non arriva, dopo nel corso questo l'ho spiegato bene, ma la professionalità non è avere un sito bello dove ti pubblichi delle macchine che tu non hai mai visto, perché in realtà non le hai, cazzo, quelle macchine lì. Hai un bel sito, sembra che guidi bene, poi arrivi in ritardo dal cliente, ti presenti come uno scappato di casa, c'hai tutto il colletto della camicia sporca, la cravatta non gli sai fare neanche bene il nodo, cioè c'è tanto, ragazzi, c'è tanto, non è soltanto guidare la macchina, l'amico che cazzo ci vuole guidare la macchina, non è solo quello il lavoro. Il lavoro dell'NGC non è guidare, cioè allora uno deve anche saper guidare bene, per esempio quando nevica,
cazzo, ci devi sapere andare in giro, no? Però questo non basta. Ci sono delle regole, delle fasi, dei modi che oggi, quando inizi, non puoi permetterti di dare per scontato. Soprattutto è a maggior ragione se sei in proprio. Perché domani potresti trovarti in una situazione strana e poi non saprai che fare. Cosa fai? Prendimi, chiami a me, chiami quel tuo amico che magari da un po' che fa questo lavoro. Sai come faccio? Come si fa il preventivo? La gente inizia e non sa niente. Tanti NCC che si mettono in proprio prima di fare il dipendente per un piccolo periodo, chiudono nel giro di un paio d'anni, dando però le colpe al Covid, alla crisi, al gasolio che adesso costa 2 euro, a uno che non gli ha pagato due fatture. E queste sono scuse, sono solo delle scuse. Se stai guardando questo mini corso, sei sicuramente più intelligente di tantissimi là fuori. Per questo ho creato un altro corso per diventare NCC professionista. Dura qualche ora, però credimi, non esiste niente del genere, né online e né offline. E tra poco ti spiego tutto. Spesso tramite YouTube ricevo diverse email dove mi viene chiesto questo: quanto si guadagna, quante ore devo lavorare, che contratto mi devo aspettare, ma lavorerò anche il sabato e la domenica, mi danno 9 euro l'ora, è giusto? Insomma, forse lo sai meglio di me. Non tutte le aziende e soprattutto non tutte le province sono uguali, ok? Cambia. Se lavori a Roma, magari si lavora tantissimo rispetto a Rimini, ok? Ma magari si lavora di più a Rimini in estate che in estate a Milano, ok? Dipende tutto dal movimento di lavoro che sia. Ti posso dire che spesso tante aziende ti abbindolano, no, con l'idea di guadagnare bene, guidare una bella macchina, vestirti bene. Magari se passi dalla fabbrica a lavorare su una macchina e stai in giro tutto il giorno, potrebbe essere anche più bello. Però in fabbrica magari porti a casa 2000 euro al mese, o magari 1200, io non lo so. Però ci sono ragazzi trasfertisti che lavorano, si fanno un culo così, arrivano a guadagnare 2100 euro al mese, però vogliono cambiare, vengono a fare l'NCC, cazzo, ne prendono 1800 lordi. È un problema. Capisci allora la differenza tra quella che è la finzione, quello che ti fanno credere che andrai a guadagnare, con il vero calcio nel culo che ti danno. Tante ore di lavoro e ti pagano poco. Queste aziende possono pagarti così poco perché vali quello che ti pagano. Lo capisci il ragionamento? La giornata tipo di un'azienda NCC spesso vede una corsa alle 5 del mattino, un'altra alle 8 e un'altra alle 14. Però domani o dopodomani continua a cambiare. Quindi magari dopodomani si inizia alle 4, l'altro servizio alle 7 e mezza, poi non c'è un cazzo fino alle 3 del pomeriggio e il giorno dopo ancora cambia. Ok? Questo strano mestiere, in aziende appena nate, con a capo magari un imprenditore per modo di dire, fa sì che il driver si mette a disposizione per molte ore, ma non le lavora tutte. Per questo io devo insegnarti a selezionare le aziende alle quali ti andrai a candidare come dipendente, perché altrimenti rischi di andare in un'azienda di merda. Questa azienda qua ti fa lavorare a orari disconnessi, però giustamente non ti paga. Cioè, tu ti svegli domani mattina alle 5, inizi a fare il primo servizio alle 6, finisci alle 8 del mattino, fino a mezzogiorno non fai un cazzo, e quindi tu dalle 8 a mezzogiorno non sei retribuito, e finisci magari alla sera alle 8 di sera. Sei in giro dalle 6 del mattino, ma ti sono state pagate 6 ore. Quindi certo che ti conviene andare a lavorare in fabbrica, cazzo, guadagni di più. Ma se scegli un'azienda, e ti spiego io come, un'azienda valida, un'azienda seria, un'azienda che sa come lavorare, che sa come prendere lavoro, a quel punto lì lavori 8 ore, ti vengono pagate 8 ore. Per fare gli straordinari ti viene pagato lo straordinario. Lavori il sabato, è straordinario. Lavori la domenica, è domenica. Lavori di notte, è notturno. Non che io ti do 9 ore e 44 l'ora lordi, che sia notte, giorno, sera, mattina, lavori sempre perché oggi non hai fatto un cazzo, la giornata era scarica, allora ti do due calci nel culo. Ma non esiste assolutamente. Questo lavoro, per certi versi, è come se fosse un lavoro a chiamata. A meno che, ovviamente, nella tua città non ci sia la possibilità di utilizzare Uber, e questo cambia tutto. Però questo te lo spiego nell'altro corso. Ora che hai capito come fare per diventare un NCC, quindi quali sono i requisiti, io ti consiglio di volare in scuola guida e di cominciare subito a studiare. Però, se ancora ne vuoi sapere di più, perché sei curioso o vuoi essere sicuro che sia il lavoro che fa per te, ho creato questo corso specifico e dettagliato. Il corso è Diventa un NCC professionista, e troverai delle spiegazioni complete, introvabili, incredibili, ma lo dico veramente perché è un corso dove ci ho messo l'anima. Ho spiegato tutto quello che devi sapere. Finito il corso, ti mancherà solo di aver guidato la mia macchina.
saprai tutto, come ci si comporta, quando si apre la portiera, perché, cosa si guarda, se si guarda lo specchietto, non si guarda. Ho spiegato tutto. Ti metto alcuni dei titolini, chiamiamoli così, per ogni argomento che ho trattato. Ogni argomento l'ho trattato bene, quindi quelli che vedrai adesso non sono soltanto una scritta, ti dico la spiegazione completa tra taxi e NCC. No, ho spiegato tutto quello che devi sapere su quell'argomento. NCC la dipendente, tutto quello che devi sapere. Te li leggo bene. Abbiamo la spiegazione completa e la differenza tra taxi e NCC. Questa roba la dobbiamo sapere per forza. L'NCC da dipendente, l'NCC da padroncino, le regole per cercare un posto di lavoro, perché io colloqui ne ho fatti una marea. Quali sono i veicoli che si usano e le tariffe? Quali sono i servizi e come ci si comporta? Cos'è Uber? Come funziona Uber? Poi che tipo di clienti si incontrano nella vita di un NCC? Quali sono i servizi aggiuntivi nelle auto? Quelli da avere per forza, per poi avere anche delle mance, per quello collegato subito il discorso mance. Come lavorano le aziende NCC? Quindi c'è proprio una lista la divisione di quali aziende NCC ci sono e come lavorano e come non dovrebbero lavorare e come si spacciano, come lavorano le aziende NCC. Tutto l'argomento dettagliato di licenze e autorizzazioni, quindi che cosa sono, a chi servono, il costo, l'investimento, eccetera. L'abbigliamento, tutto quello che devi sapere per l'abbigliamento. Le regole comportamentali, prima dei servizi, in viaggio verso il cliente, aspettando il cliente, con il cliente a bordo, a fine servizio. Poi la gestione dei clienti, la gestione delle prenotazioni, l'importanza della lingua inglese, fogli di servizio, cosa sono, a che cosa servono, come si compilano veramente, online non trovi niente, il lavaggio della macchina, come, dove, quali sono i punti importanti, cosa guarda il cliente, no? La manutenzione del veicolo, il rumorino, la cosa, le multe, come ci si comporta se prende le multe, cosa può fare il dipendente, è sua, la paga lui, quando la paga lui. Ne ho fatto tutto l'elenco. Gli incidenti, in caso di incidente cosa succede? Questo qua forse è uno degli argomenti più importanti, guarda, veramente. E poi abbiamo ancora lo stipendio, come guadagnare, ma soprattutto come guadagnare di più. E altro, e altro, e altro. Quindi ce ne sono di cose ancora che poi aggiungo. Perché inizio con una cosa, ma poi mi lascio andare e aggiungo cose. Come dicevo prima, con questo corso mi sono veramente spinto oltre. Ho messo tutto me stesso perché voglio che dei bravi guidatori diventino degli NCC professionisti. Se vuoi saperne di più, a breve riceverai un'email. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qui. È il mio primo corso che faccio in webinar. Spero di aver pubblicato tutto giusto. Spero che funzioni tutto quanto. Se hai qualsiasi domanda, se hai bisogno di qualsiasi cosa, io sono sempre a disposizione. Magari ci metto un pochettino a rispondere perché sono preso con altre cose, però rispondo sempre a tutti. Ti ringrazio e in bocca al lupo. A presto. Ciao ciao.